La messa di San Paterniano è attiva tutto l'anno, ma nel periodo di Natale acquista un significato particolare perché qui oltre al cibo c'è anche il calore, c'è anche accoglienza. Presidente Guerri, com'è la situazione attuale e quante persone ospitate? Allora, la situazione attuale è stiamo facendo 200 pasti al giorno, quindi la situazione non è messa bene. Ecco, le persone bisognose stanno aumentando di giorno in giorno e ci sono parecchi italiani, da una fascia di età che va dai 45 ai 75 anni. Al momento facciamo solo da sporto, a parte le famiglie, oggi gli facciamo il contenitore da 6, a seconda se sono 6-7 persone, perché ci sono anche bambini nelle famiglie, e quindi gli facciamo il vassoio da 6 o da 8 persone. In più abbiamo firmato una convenzione con la prefettura che abbiamo le migranti. Queste migranti sono 16 al momento e fanno colazione, pranzo e cena. E quindi dobbiamo pensare anche, oltre a sporto, anche alle persone, le migranti, di cui ci sono 3 bambini. E una bambina è nata 20 giorni fa. Quindi abbiamo avuto anche una nascita. Presidente, quali sono le vostre necessità attualmente? Le nostre necessità, cibo, e poi ben vengono i benefattori che ci aiutano, così riusciamo a pagarci le utenze. Abbiamo parlato di benefattori, ma i benefattori servono, e uno dei primi benefattori è la Proloco di Fano, che ogni anno è sempre qui presente alla mensa con prodotti, e con quest'anno anche un assegno che proviene dalla tombola di San Paterniano. Noi, insieme anche alla collaborazione dell'associazione di categorie, siamo riusciti a ricreare, diciamo, questo evento che facciamo appunto il giorno del patrono, e siamo riusciti ad incassare dei soldi importanti, tanto che l'assegno è di 2.000 euro che abbiamo deciso, come di consueto, donare alla mensa di San Paterniano, perché loro giustamente hanno necessità costantemente, visto che danno da mangiare a tantissime persone. Oltre a questo abbiamo deciso, come Proloco, ma anche insieme alle nostre associazioni che fanno parte della Proloco, di portare dei beni di prima necessità, che quello lì è una cosa che noi facciamo tutti gli anni, che lo portiamo qui. Ci sono dei prosciutti, dei formaggi, dei salami, ci sono comunque affettati vari, pasta, quindi beni di prima necessità che necessita la mensa proprio per utilizzare per dar da mangiare a tutti quanti. Quindi tutto sommato la collaborazione c'è, e la beneficenza per quello che riguarda la Proloco è sempre in prima linea, perché noi ci teniamo molto alla città di Fano, e la mensa di San Paterniano è una di quelle cose importanti che fa tantissimo per la città di Fano, e quindi è giusto aiutarla.